Soothe your pain. I seek you. Ciao a tutti ragazzi di Real Gamers, sono Christian e qui con me c'è Francesco e Mario. Ciao. Ciao. Oggi vi farò vedere come installare un'applicazione che vi farà connettere il cellulare alla PS4. Basterà scrivere PSN, cliccare sull'applicazione, io farò direttamente installa e accettiamo. Aspettiamo il caricamento per l'installazione, una volta fatta, visto che è veloce, ci saranno le condizioni d'uso che dovremo accettare. Accettiamo. Questa applicazione, anche se una PS3, può vedere gli amici online, il proprio profilo e i trofei. Aspettiamo il caricamento. Ora ha caricato. Andiamo per esempio su Amici, intanto ora effettuiamo il login. Ha già fatto, ma ci sarà il profilo. Ok, qua ci sono gli amici, come vedete siamo con l'account by Video Games, visto che il mio non andava. Ora andiamo su connessione alla PS4. A me l'ha già trovato, ma schiacciamo qua per vedere se c'è una Play 4 nelle vicinanze. Noi l'abbiamo trovata, PS4 704. Clicchiamo. E ci verrà chiesto un codice. Dove trovare questo codice? Il codice si trova andando su impostazioni e ora vi faremo vedere come. Il codice, come ho detto, si trova nelle impostazioni e basterà questa, vabbè, la pagina iniziale. Andiamo su impostazioni. Come vedete, vabbè, tante impostazioni. Andiamo su impostazioni della connessione di PlayStation App. Scriviamo aggiungi, clicchiamo aggiungi dispositivo. Questo è il codice, tanto anche se lo vedete, ogni 300 secondi si ricambia e ora andremo a inserirlo. Inseriamo il codice. 4991 7566. Come vedete si è connessa. Con questo tasto che sto indicando si disconnetterà dalla PlayStation. Con questo faremo spegnere la PlayStation 4. In questo vedremo le modalità di connessione. Vi spiegherà quello che abbiamo praticamente fatto ora. E qua potremo usare il cellulare come secondo schermo, schiacciamo, non proprio come secondo schermo ma come joystick, cliccando qua, in alto, qua possiamo vedere che se lo incliniamo, se riusciamo, questo è il tasto back per tornare indietro, questo è il tasto home, questo per girare verso sinistra. Come vedete è come un joystick per andare sulla home, su PlayStation Store. Qua c'è il tasto option che è come il tasto start. Questo è il resto di PlayStation App. Come facciamo vedere che si riesce a spegnere? Schiacciando spegnimento, almeno dovrebbe. Entriamo dai tasti standby, questo vuol dire che la PlayStation, dopo un tot di tempo, la luce della play diventerà arancione, quindi sarà in modalità standby. Il resto delle modalità di PlayStation App, vabbè, c'è lo store, possiamo vedere quello che compriamo andando su internet, i messaggi, poi vabbè, qua il tasto home, gli avvisi per il gioco, le notifiche, gli inviti e scopri PS4, tutto, un po' di tutto. Come vedete, la PlayStation è andata in stand-by, infatti non c'è segnale. Per oggi è tutto. Ciao a tutti ragazzi, grazie.